Un altro servizio, siamo sempre con Tumidon, le gag con Alessio Colautti, le cose bellissime di Cecchelli, salutiamo l'amico dei siciliani, eccolo lì, e allora andiamo un attimo con questo grande successo. Sì, le gag e le ironie in vernacolo istriano-triestino hanno ripreso vita proprio al Kulturnidom di Gorizia. Salutiamo il direttore Igor Komel, e vai un attimo, vai. Con Alessio Colautti l'orchestra Auditorium di Trieste, diretta dal maestro Carlo Tommasi, hanno riproposto il varietà in stile Angelo Cecchelin, non solo nei testi e nelle canzoni, ma anche con una paragonabile indole comica e una linguazza puntuta in ugual misura. Da diverse stagioni teatrali, il funambulatore triestino Alessio Colautti si è posto con grande successo come testimone artistico ed affettivo della tradizione cecchelliana, al punto di diventare nell'immaginario l'incarnazione del comico triestino degli anni 2000, diventando non solo a Trieste ma pure a Gorizia un fenomeno popolare mediatico che si esibisce sui vari palcoscenici regionali nella vicina Istria. Benissimo, ascoltiamolo. Alessio Colautti, il triestino. Dobbiamo dire che c'era anche il prefetto di Gorizia, eh? Ascoltiamo. Ascoltiamolo. Pensi che questo teatro in via degli artisti, periodo la questura,
parte noi della politica che abbiamo bisogno, perciò chi ne manderà i soldi? Quanti soldi da nessuno altro, guai se non fossi. No, comunque, questa filo drammatico è un dato meraviglioso, nato nel 1858. Chi era nato nel 1858? Comunque, dicevo, nel 1858 nasce questo teatro meraviglioso, palchi molto piccoli in legno, dopo un'ammazza che c'era già, non austro-ungarico perché diventa dopo, cioè, l'impero era molto attento alle esigenze di sicurezza, infatti ogni tanto qualche teatro ci fava fuoco, era il grande problema del teatro all'epoca, perché le luci, le candele ci fava fuoco, allora usava delle nuove normative, bisognava saltare i palchi, fare le murature. Questo teatro alla fine sarebbe anche definito fino al 1900 e fino alla fine degli anni 80 è diventato un cinema horror, no? Infatti a Trieste quando noi scrivono la domanda vi ricordate il filo drammatico? I più vecchi se lo ricordano perché andava a vedere Cecchettini, i più giovani sui 30-40, io c'hai, perché certe cose fanno da Cecchettini. Siamo alla fine, abbiamo lasciato parlare perché veramente... È molto simpatico, sì. E divertente. Sì, simpaticissimo, guarda. Ha divertito veramente tantissimo, sì. E chi è venuto, dobbiamo dire, è stato veramente bene. Infatti c'è da dire che lo spettacolo del duo Colautti e Tomasi, con la giovane promettente orchestra Auditorium, anche sta bravissima, condito dall'ironia e dal divertimento, ha regalato al numeroso pubblico presente al Culturni Dom oltre 140 muniti di buon umore ed allegria. Che hanno infatti alla fine del concerto hanno veramente fatto dei lunghi applausi finali. Benissimo, sentiamo il finale. Il grande Alessio Colautti, grandissimo, che porta avanti questa grande memoria del grande Cecchettini.